Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere una cosa un po' particolare. Infatti vedrete come si può realizzare una ghirlanda come questa, anzi questa ghirlanda, che è fatta veramente con roba semplicissima, non dovete comprarvi niente, probabilmente tanta roba già ce l'avrete a casa. Ed abbiamo messo dentro lo stampino, quello per i biscotti, quello dell'IKEA. Probabilmente qualcuno di voi l'ha già riconosciuto, vendono il set con l'alce, con lo scoiattolino, cioè mi sembra la lumachina, il riccio, insomma tutti gli animaletti del bosco invernali, autunnali più che invernali. E nulla, io spero che vi sia piaciuto. Le mani che fanno la ghirlanda non sono le mie, sono quelle di mia mamma, che è molto più brava di me. E magari vi lascio in descrizione il link al suo sito, dove ci sono veramente tantissime idee su come si attrezzare, vabbè, su come addobbare la casa. Adesso anche sotto Natale ci sono tante cosine carine, magari se vi interessa dategli un'occhiata, e vi mando un bacio, alla prossima, ciao! Per realizzare la ghirlanda avete bisogno di un bel cartoncino abbastanza rigido e vi formate la sagoma utilizzando due forme. Qui abbiamo utilizzato due piatti, quindi uno più grande e uno più piccolo. E con un taglierino possiamo quindi ritagliarci tutta quanta la forma della ghirlanda. Ok, a questo punto la facciamo staccare delicatamente dal resto del cartone. Per dare più spessore fate la stessa cosa, quindi ricavatevi un altro cerchio e poi andrete ad incollare l'uno sull'altro con un po' di colla liquida. Adesso possiamo iniziare a ricoprire la nostra ghirlanda. Noi abbiamo utilizzato un po' di fili di lana e un po' di cotone lucido. Voi utilizzate quello che avete. Il cotone lucido è carino perché poi darà proprio l'effetto shimmer. E adesso, facendo passare il gomitolo da una parte all'altra, ricopriamo tutta quanta la ghirlanda fino ad arrivare alla fine. Chiudiamo bene gli ultimi fili, facciamo proprio dei nodini. E adesso possiamo iniziare a fissare i nastrini rossi. Noi abbiamo scelto uno più grande e uno più sottile, quindi con una spilla andiamo a fissarlo. Poi la parte della spilla diventerà il retro della ghirlanda, e lo facciamo scorrere tenendo le dita come distanziometro, tra virgolette. Arriviamo fino alla fine e facciamo la stessa cosa con l'altro nastrino, che faremo passare in mezzo. Fissiamo sempre con una spilla e continuiamo. Ok, tagliamo l'eccesso e chiudiamo. Ci aiutiamo anche con un pochino di colla. Adesso possiamo passare alle roselline. Quindi ci ritagliamo da un cartoncino un dischetto abbastanza tondo, fissiamo un po' di colla e con un pezzetto di stoffa arrotolata su se stessa passiamo un po' di colla all'estremità e piano piano ce la arrotoliamo. Mettiamo la stoffa sul cartoncino e continuiamo ad arrotolare direttamente sul cartoncino, girando un po' il pezzetto di stoffa, in modo da creare un po' di movimento. Continuiamo così e arriviamo fino alla fine del cartoncino, sempre arrotolandolo. Un altro po' di colla per fissarlo alla fine. E la rosellina è fatta. Qui sceglierete voi poi quante roselline fare. Facciamo la fogliolina, quindi mettiamo un po' di colla al centro, arrotoliamo come prima la stoffa e la chiudiamo in mezzo, proprio a metà. Adesso qua possiamo iniziare già a decidere la posizione senza incollarli subito. Ci fissiamo anche la renna.
e facciamo qualche fogliolina con un po' di feltro verde. Ok, quando avrete deciso tutte bene le posizioni potete incollare con un po' di colla a caldo. Fatelo quando sarete ben sicuri, sennò poi sarà difficile staccarli. Mettiamo le foglioline sotto le rose e attacchiamo anche il coppapasta. Adesso possiamo decorare la parte alta con un fiocchettino, scegliete poi voi come farlo. E attacchiamo anche il nastrino che terrà proprio la ghirlanda, quindi sarà il filo che dopo utilizzerete per metterla su. Siamo sempre con la colla a caldo. Per finire noi abbiamo aggiunto anche un cuoricino di feltro, questo lo trovate in tutti i negozi che vendono oggettistica e cose per la casa. E voilà, la ghirlanda è fatta!